oggi andiamo a preparare un tortello, ci siamo portati il lavoro avanti preparando già le basi. Andiamo comunque a vedere gli ingredienti e la preparazione. Allora, abbiamo bisogno di una crema di parmigiano fatta con l'acqua e frullata, aggiungendo un filo d'olio extravergine d'oliva. Poi abbiamo preparato una vellutata di carote, abbiamo messo in padella uno spicchio d'aglio, dei rametti di timo, le carote tagliate a pezzettini e una mezza patata. Le abbiamo fatte appassire mettendo un po' d'acqua, poi frullati e lasciate da parte. Il pesto di rucola, nel frullatore rucola, pinoli, parmigiano, olio extravergine e qualche cubetto di ghiaccio. Per la pasta fresca all'uovo abbiamo usato 400 g di farina di grano duro, 3 uova intere e un rosso, un tuorlo. Per la farcia abbiamo usato la cicoria, pecorino e limone e un po' di fecola di patata. L'abbiamo bollita, fatta scolare bene, frullata solo la cicoria con qualche cubetto di ghiaccio e poi l'abbiamo trasferita in una ciotola, abbiamo aggiunto il limone grattugiato, il parmigiano, la fecola e l'abbiamo messa in una sacca a poche. Abbiamo comunque sempre bisogno dell'olio extravergine del Gargano per le nostre ricette. Andiamo a vedere adesso il tortello. Ciao! Allora, primo passaggio, prendiamo la pasta nella macchina con una maglia larga e la cominciamo a passare. Faremo una striscia di circa 50-60 cm. In questo caso, siccome ne facciamo pochi, la facciamo più piccola e larga 20 cm. Dopodiché faremo delle pieghe e ripasseremo di nuovo la pasta per 3-4 volte. Abbiamo messo il ripieno al centro della pasta, stiamo ricoprendo con l'altra metà della pasta. Andiamo a togliere l'aria. Dopodiché lo andiamo a ritagliare. Facciamo 1, 2 e 3. Eccoci qua. L'acqua bolle, mettiamo i nostri tortelli e li lasciamo cuocere per qualche minuto. Poi li togliamo e li lasciamo in un piatto con un filo d'olio e siamo pronti per impiattare. Eccoci, siamo pronti per impiattare. Adagiamo i nostri ravioli nel piatto. Eccoci qua. Poi cominciamo con le salse. Questo lo spostiamo qui. Col pesto di rucola. La salsa alle carote. Ok, e poi con la crema al parmigiano. Qualche goccettina in giro. Ok, aggiungiamo un'altra piccolina di rucola. Eccoci qua, finiamo con una polvere di mandorla sul raviolo per dare giusto un pizzichino di croccante. Ecco qua, questo è il nostro raviolo a base di verdure, quindi è un raviolo vegetariano. Grazie ragazzi, come sempre, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Mi stavo dimenticando dell'assaggio, quindi adesso lo proviamo. Molto buono, il ripieno della cicoria, si sente il limone, il pecorino, il parmigiano, l'amaro della rucola e il dolce della carota, spezza molto bene. Croccantino della mandorla, ragazzi, che dire, è veramente buono, colorato, fresco e leggero soprattutto. E niente, io continuo a mangiare, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao ragazzi!